Ben trovato ad Angelo Drusiani, in collegamento con noi, consulente finanziario, Banca De Rothschild. Angelo, buongiorno. Grazie, buongiorno, grazie per l'invito. Beh, non possiamo non partire dalle parole di Jay Powell, caro Angelo, il quale ha dichiarato appunto ieri davanti alla Commissione del Senato, a una Commissione del Senato negli Stati Uniti, ha detto d'ora in poi non è più corretto usare l'espressione transitoria per quanto riguarda l'inflazione. Un po' l'abbiamo toccato come argomento anche con i nostri ospiti in precedenza, in particolare Paola Migliorino diceva, beh, insomma, forse neanche loro ci credevano oramai. Negli ultimi mesi, però insomma alcuni analisti dicono quanto emerso ieri da Powell potrebbe essere la notizia più scioccante insomma degli ultimi mesi. Vedremo se lo sarà anche per i mercati. Angelo, io credo che ci sia una strana situazione, perché fino a poco tempo fa il presidente della Federal Reserve diceva esattamente l'opposto, nel senso che riteneva che l'inflazione potesse essere solo una fase temporanea, mentre il mercato credeva che fosse una situazione definitiva. Sì. Adesso, dai dati di oggi, delle prospettive dei mercati, si ha l'impressione che mentre Powell crede che sia definitiva, i mercati credono invece che possa essere solo temporanea. Ed è una strana diarchia, perché da questo punto di vista ovviamente si ha un'impressione dei mercati che non è proprio così lineare come si potrebbe pensare, anche se è abbastanza chiaro che i tassi dovranno comunque aumentare, dipenderà dai tempi, perché credo che non sia nell'interesse di nessuno, tantomeno della Banca Centrale Americana, quella di far sì che i mercati abbiano una svolta negativa importante sul mercato azionario, che è il mercato degli investitori americani, perché questo farebbe sì che il mondo avrebbe qualche scossone non certo trascurabile. E così Powell diventa falco sostanzialmente non so se secondo te c'entra qualcosa, è un puro caso il fatto che sia diventato falco in quella che è stata una delle prime sue uscite dopo la sua conferma a presidente della Fed con insomma Bernstein è un'altra persona, Brainard, l'altra candidata alla presidenza della Fed che gli è stato affiancato come vicepresidente. Solo un caso? È una domanda senza retorica. Sai che ho pensato la stessa cosa, la stessa domanda che tu mi hai fatto, ci ho pensato anch'io stamani proprio leggendo quello che aveva detto, e non penso che si sia fatto influenzare da questa situazione, però sai, è un essere umano come tutti gli altri, quindi non è da escludere che abbia ovviamente si sia comportato in maniera tale da evitare che ci potesse essere il timore di un rialzo eccessivo dei tassi prima della conferma della sua nomina, dopo di cui evidentemente, siccome sui mercati c'è pressione su di lui come c'è pressione su tutti gli uomini che hanno delle responsabilità, le persone che hanno delle responsabilità importanti, e che quindi abbia ceduto in parte a queste pressioni e abbia pensato diversamente, perché il giorno prima aveva detto che l'Omicron probabilmente avrebbe potuto modificare l'andamento dell'economia, addirittura anche minare i posti di lavoro. Poi va in Senato e dice una roba, che fa una dichiarazione che è molto diversa da quella del giorno prima. Per cui non saprei, io sono rimasto francamente un po' sorpreso da quello che ha detto, però mi rendo anche perfettamente conto che lui ne sa sicuramente molto più di me, quindi sarei scemo a pensare che sta sbagliando lui e ho ragione io. E Angelo diceva che effettivamente, mentre la Fed adesso considera l'inflazione non più transitoria, i mercati stanno reagendo come se lo fosse, anche i future effettivamente stanno correndo anche tanto, quelli americani, mi riferisco Dow Jones più 0,8, Standard & Poor's 500 più 1,13, Nasdaq più 1,4 il Nasdaq 100, mentre il Russell 2000 più 1,7, ricordiamo che arrivano da una seduta piuttosto pesante, quindi insomma il rimbalzo a cui stiamo assistendo in Europa evidentemente ci sarà anche per Wall Street, ma è anche il motivo del rimbalzo, Angelo, e qui dimmi anche in questo caso cosa ne pensi, è dovuto probabilmente anche al fatto che effettivamente i mercati fin qui, a partire dai massimi per quanto riguarda Milano dal 16 novembre, per quanto riguarda
riguarda il DAX dal 19, comunque sì, insomma, siamo lì, hanno registrato già una correzione piuttosto importante, correzione o ritracciamento che sia, insomma, il DAX ha perso quasi l'8% e spesso abbiamo ricordato come ad autunno potesse essere prevedibile una correzione di attorno al 10%, Milano ha perso l'8,6%, quindi ti chiedo se